Ed eccoci ragazzi, buongiorno, primo video di questo, oggi che giorno è? Di questo 13 di settembre del 2023, è il primo giorno, la prima mattina, almeno per quanto mi riguarda, in cui percepisco un po' di freschetto, quasi da felpa. Segno indelebile del fatto che ci apprestiamo davvero concretamente a vivere la fine della stagione più calda dell'estate, di questa estate che, mamma mia, definire afosa è poco. Detto ciò, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, vi ricordo come di consueto che in descrizione ad ogni video, quindi chiaramente anche a questo, trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti canale Forza Lazio, ok? Dall'abbonamento, per chi vuole sostenerci concretamente, a tutte le altre cose. Detto ciò ragazzi, vi ricordo che chiaramente anche sabato saremo in diretta, live già programmata per raccontarvi e vivere insieme le emozioni di Juventus Lazio, ore 15. Potete attivare la famosa campanella, ok? La famosa campanella e sarete avvisati quando inizierà il match e la diretta da vivere insieme. Entriamo nel vivo adesso, di questo video. Sono rimasto un pochino sconcertato, e questa è la parola, ieri, dalla partita di ieri della Nazionale, ma nello specifico non tanto dalla partita dell'Italia, per niente, quanto da chi l'ha commentata sulla Rai. E insomma, c'era chi di calcio ci capisce. Lele Adani, poi del giornalista, De Antinelli, di questi qua, non mi interessa poco. Perché magari sbaglio la mia visione di calcio, ci può stare. Però ragazzi, ieri ho visto la partita dell'Italia, Italia che ha vinto 2-1 con l'Ucraina. Ho sentito parlare in maniera entusiastica del primo tempo dell'Italia. Gioco spumeggiante e quant'altro. Io ho visto tutt'altro, ragazzi. Io ho visto tutt'altro. Io ho visto un'Italia invece assolutamente slegata, un'Italia assolutamente sfibrata, un'Italia che dà un'idea netta, una sensazione netta di insicurezza tutte le volte, ad esempio, che viene attaccata. L'attaccante dell'Ucraina, giocatore che attaccava alla perfezione la profondità, e tra l'altro dico una cosa, giusto così a titolo di riflessione personale, ragazzi, quello è il classico giocatore che cerca Sarri, giocatore che va in profondità, che chiama la palla in profondità e deve essere lanciato in profondità. È l'attaccante tipico che piace ad esempio ad un tecnico come Sarri. Chiusa questa parentesi, di buono per quanto mi riguarda della partita di ieri dell'Italia c'è solo la vittoria, ragazzi. C'è solo la vittoria del buono. Per il resto io non vedo niente di buono, sono sincero. Non vedo niente di buono, ragazzi. Non ho visto niente di buono, nelle trame di gioco, tutte individualità. Frattesi, l'autore dei due gol. Ho visto bene Zaniolo che comunque provava a sprintare, a dribblare, a portare la superiorità numerica. Ho visto malissimo Di Lorenzo, per esempio. Ho visto in grande ripresa, ancora una volta tecnicamente, atleticamente, Mattia Zaccagni. Non lo so, però tutti questi toni, Raspadori si è magnato 5 gol davanti la porta. Vediamo se ci saranno le solite polemiche, così come quando Ciro Immobile sbaglia un tiro in porta. Vediamo un attimino, questo mi incuriosisce. Alla fine contano chiaramente i 3 punti, l'Italia si rimette in carreggiata, seconda in classifica, il destino è nelle sue mani.
bisogna vincere in maniera assoluta le prossime due con Macedonia e Ucraina di nuovo, bisogna vincere. Se vinci queste due ti porti serenamente a casa la qualificazione agli europei, rendendo quasi inutile l'ultima gara contro l'Inghilterra. Questo alla faccia di chi dice che l'Italia è in una situazione drammatica e quant'altro. L'Italia era in una situazione drammatica perché leggevate la classifica, ma l'Italia aveva una partita in meno rispetto alle altre, e sta cosa non l'ha detta nessuno. Quindi non... vabbè, poi bisogna saper leggere le cose, se alla gente gli piace calarsi in questo clima nero, io non di certo. Detto questo, dell'Italia mi prendo il risultato, ma vi dico la verità, non vedo proprio minimamente le basi per parlare con entusiasmo della partita di ieri. E una testimonianza di questa è una cosa che mi ha molto toccato, ragazzi. Allo stadio San Siro non si tifava, era un vociferare e basta. Allo stadio San Siro, ragazzi, non si tifava, non c'era tifo, silenzio, quasi una presenza forzata allo stadio. Questa è stata la mia triste sensazione vedendo la partita dalla televisione. È un'Italia questa che deve arrancare, chiaramente non nulla da rimproverare a mister al CT Spalletti, che è appena arrivato, ragazzi, è appena arrivato, quindi pochi drammi, cioè diamogli tempo quantomeno di far diventare sua tra virgolette questa nazionale. Però onestamente io questa grande Italia apprezzata nel primo tempo di Italia-Ucraina io non l'ho vista. Io ho visto una squadra che ha fatto tanti svarioni, ho visto una squadra che tutte le volte che veniva attaccata dava l'idea netta di soffrire, non dava quell'idea di stare sul pezzo e di reggere l'urto. Eppure, con tutto il bene che gli si vuole, parlavamo dell'Ucraina, squadra 10 volte superiore alla Macedonia, ok, però insomma sempre Ucraina era, con tutto il rispetto, ripeto. Non lo so, ragazzi, sono rimasto deluso dalla percezione che questa partita ha dato. Ripeto, stiamo nell'ambito delle opinioni personali, sto parlando di opinione personale in merito a questa cosa, però io, per quanto mi riguarda, sono alquanto sorpreso da tutto questo ottimismo, quando invece secondo me, e qui concludo e vi invito a una riflessione anche a voi nei commenti, di buono nella partita vista ieri ci sta solamente il risultato. Ciao a tutti.